Ecco, carissime, innanzitutto permettete che per dare il mio saluto prenda l'avvio dall'inizio della Costituzione pastorale sulla Chiesa del Concilio Ecumenico Vaticano II. Questo inizio dice: le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d'oggi, dei poveri soprattutto, e di tutti coloro che soffrono, sono pure le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce dei discepoli di Cristo. Ecco che desidero applicare questo inizio della Gaudium et Spes esattamente a noi sacerdoti, proprio per dirvi che le gioie, le speranze, le tristezze, le angosce di tutti voi che state soffrendo, soprattutto di quelli che soffrono la perdita dei cari, sono anche le nostre tristezze, angosce e nello stesso tempo anche i vostri desideri diventano i nostri desideri. Desidero nello stesso tempo farvi pervenire, come al solito, una parola di consolazione. Questa parola di consolazione l'ho percepita soprattutto leggendo la lettura della passione di Cristo, il racconto della passione di Cristo, e confrontandomi con le numerose volte che in questi giorni ho dovuto accompagnare i vostri cari al cimitero, per il fatto che tutti sappiamo che la morte è sempre un dramma, ma questo dramma si acuisce, diventa ancora più forte, più profondo, allorché questa morte avviene in un contesto di solitudine, di abbandono. E tanti vostri cari sono morti così. O certamente all'interno degli ospedali, delle case di cura, delle case di riposo, ci sono state tante persone accanto a loro, persone generose, persone volenterose, persone addirittura che rischiano la vita per stare loro accanto. Ma non eravate voi, quelli più stretti, quelli più vicini. E il dramma è sia di chi muore, come anche di quelli che rimangono e percepiscono la tristezza di non poter, di non essere potuti stare vicini a quelli che sono morti, di non aver potuto prendere le loro mani, di non aver potuto fare una carezza, dare un bacio nel momento estremo. Ora, all'interno del racconto della passione di Gesù c'è soprattutto una frase che mi ha sempre colpito tremendamente e che, nonostante i vari tentativi di interpretazione, rimane sempre comunque un grido drammatico da parte di Gesù. Gesù grida prima di morire: Eloi, Eloi, lema sabachthani, che significa: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Con questo grido noi certamente dobbiamo e possiamo affermare che anche Gesù ha sperimentato una morte in solitudine, si è sentito solo, si è sentito abbandonato, abbandonato da tutti, perfino del Padre. Eppure,
Si tratta di aspettare qualche giorno e noi, ecco che abbiamo la prova che Dio non lo ha abbandonato. Ha sperimentato, forse ha voluto o ha accettato di sperimentare la tragedia del morire in solitudine. In realtà, però, ecco che il Padre gli è stato vicino. La risurrezione, che giustamente i testi più antichi dicono essere opera di Dio Padre, sta a indicare che il Padre gli è stato accanto, che il Padre lo ha preso per mano, lo ha liberato dalla morte, lo ha portato con sé, perché il Padre è fedele a suo figlio, è fedele ai suoi figli. Carissimi e carissime, proprio questa parola di Dio vuole essere una parola di conforto e consolazione anche per voi, i vostri cari, permettete che dica i nostri cari delle nostre parrocchie, hanno sperimentato una morte in solitudine, ma in realtà non sono morti da soli, perché il Padre, come ha fatto con Gesù, è stato loro vicino. E con Gesù li porta alla pienezza di vita. Sia questa la vostra consolazione e la vostra speranza. E con questo auguro a tutti una buona domenica e una buona settimana santa.